Il caffè è un piacere irrinunciabile. Ma vi siete mai chiesti cosa si nasconde dietro quella piccola tazzina? Insieme a National Geographic Channel scoprite i segreti di un piacere tutto italiano. Il caffè espresso, il caffè perfetto degli artisti del gusto. A farci strada in questo mondo saranno delle guide d'eccezione, i baristi. Ci sveleranno, con l'aiuto degli esperti dell'Università del Caffè, tutti i segreti della bevanda italiana per eccellenza. Un viaggio, un percorso unico nei migliori bar italiani, che oggi ci porta nel cuore dell'Emilia-Romagna a Bologna. Nelle generose campagne bolognesi, 30 anni fa, nasceva la pasticceria Gino Fabbri, simbolo di qualità e amore per la propria terra. Protagonista di questa avventura è una famiglia come tante, la famiglia Fabbri. Viviana, la nostra artista del gusto, è figlia d'arte. Conosciamola. Stamattina la campagna ha un odore diverso e anche se c'è la nebbia, io sono felice. 30 anni fa, papà e mamma aprivano qui, in campagna, lontano dal centro di Bologna, la nostra pasticceria. Io e mia sorella Valeria non eravamo neanche nate. Mi manca un cappuccio, un normale, un macchiato. Siamo sempre stati in mezzo ai dolci, in mezzo al caffè, in mezzo ai rumori di un bar e ai buongiorno della gente. Tutti gli altri bambini facevano a gara per venirci a trovare, per assaggiare i dolci del mio papà. La mia infanzia non è stata segnata da tantissimi dolci, anzi io chiedevo sempre che i nonni mi portassero qui un po' perché mamma e papà noi li vedevamo soprattutto, diciamo, quando loro erano al lavoro. Di sera loro arrivavano a casa tardi, noi magari avevamo già mangiato coi nonni. Quando io e mia moglie partimmo con 30 anni fa con questa attività in questo locale, mi ricordo ancora quante critiche ricevemmo un po' fuori Bologna, fuori dall'abitato. Mio padre stesso mi diede dello scemo. Fu una scommessa. Descrivere papà, la sua descrizione principale è vederlo vestito con la giacca bianca, il pantalone nero e il cappello. È il classico. Papà è il presidente di Accademia Maestri Pasticceri Italiani. Il cappuccino per me riveste un'importanza enorme assieme al caffè. Quest'anno, proprio a un simposio di Accademia, siamo stati noi del direttivo a imporre all'assemblea di partecipare a un'ora di lezione sul cappuccino. Nella puntata di oggi parleremo di una bevanda simbolo dell'italianità nel mondo, il cappuccino. Elemento essenziale per la colazione perfetta, il classico cappuccino e brioche. Esistono molteplici leggende sulla nascita del cappuccino, più o meno attendibili. Ma andiamo a vedere cosa ne pensa la gente. Il nome cappuccino da dove viene? Il nome cappuccino potrebbe derivare dai frati che l'hanno inventato facendo un ottimo mix. Dal cappuccio, dal cappello? Non ne ho la più pallida idea. C'è il caffè, sopra c'è un piccolo cappuccio e la sai, il cappuccino. Secondo me è proprio così. Non esistono fonti certe sulla nascita del cappuccino. Si narra che alla fine del 600 un frate cappuccino trovatosi a Vienna decise di aggiungere del latte nel suo caffè in quanto era troppo amaro. Altre fonti spiegano il nome della bevanda dovuto alla somiglianza del colore del cappuccino con quello del saio dei frati cappuccini. Dai frati cappuccini. Un cappuccino. Con il tempo la preparazione del cappuccino si è andata man mano perfezionando, grazie soprattutto all'avvento delle macchine espresso, che con il vapore generato dalla caldaia hanno permesso di ottenere un latte montato a schiuma, tipico del cappuccino. Il cappuccio deve essere con tanta schiuma, molta schiuma, tanta crema, proprio deve essere cremoso. Il cappuccino è forse la bevanda più richiesta nell'arco della mattinata, ma anche nel pomeriggio quando la stagione si presta. Dobbiamo creare una situazione di morbidezza che è nella schiuma del cappuccino, una crema più che una schiuma deve diventare, e a sua volta la parte più liquida che abbiamo sotto deve essere perfetta nel gusto. Lui dà consigli e lo vedi come una persona molto umana che aiuta tutti, ci tiene comunque a coltivare i giovani perché comunque è in quelli che bisogna credere per il futuro, come fa poi anche di là in laboratorio, non è quello che giudica, che ti dice.
bisogna far così, ti dice secondo me è meglio, prova così. È più un consiglio che un giudizio suo. Però dobbiamo anche gestire le temperature. Non deve essere troppo caldo, non deve essere, deve essere alla giusta temperatura in maniera tale che... e deve essere già dolce di suo, secondo me, un po' come il caffè, non deve essere zufferato, non deve essere addolcito, ma deve già completarsi nella sua essenza così come viene finito. Possiamo essere bravi finché vogliamo dentro di noi, ma dobbiamo essere riconosciuti e il riconoscimento viene se il servizio è perfetto. Fabri è fantastico, è il top dei top. Veniamo due volte al giorno. Quando fa la schiuma, poi la versi. Sai? Vai. Il cappuccino da Fabri è fatto con le mani della festa, perché Gino è veramente un ottimo padrone di casa. È arrivato il momento di vedere come si prepara un cappuccino ad arte. Con l'aiuto degli esperti dell'Università del Caffè di Trieste e con la nostra artista del gusto, Viviana. Per preparare un cappuccino perfetto, per prima cosa dobbiamo preparare un espresso perfetto. La seconda regola è che il latte deve essere lavorato alla perfezione, altrimenti rischiamo di coprire alcuni aromi fondamentali del caffè. Il latte deve essere un buon latte fresco intero e freddo da frigo, perché così riesco a creare una crema migliore. Fresco perché il gusto del latte fresco si sposa meglio con il caffè rispetto al latte a lunga conservazione. Ed intero perché la percentuale di grassi, intorno al 3,5%, ci darà la possibilità di ottenere una schiuma più compatta, più cremosa e più piacevole al gusto. Posiziono la lancia alla superficie del latte, apro il vapore al massimo, la mia mano mi aiuta a capire la temperatura del latte. Quando sono a 65 gradi, fermo il vapore, dopodiché la agito leggermente finché la superficie del latte diventa lucida e piana. La tecnica corretta per la preparazione del cappuccino prevede spostamenti minimi con il bricco. Il barista dovrebbe evitare di fare quel classico movimento su e giù. L'effetto finale dovrebbe essere quello di una schiuma senza bolle visibili e lucida sulla superficie. Tale consistenza regalerà all'assaggio una piacevole sensazione di vellutata cremosità. A questo punto inizio a versare centralmente, lentamente, poi velocizzo il movimento e scende anche la crema di latte. Ed ecco un cappuccino perfetto. È la mia copertina di Linus il cappuccino, che mi aiuta a passare bene le giornate. Io ci aggiungo sempre un po' di cannella sul mio. Io sono amante del cappuccino. Prendo il cappuccino con il latte di soia, là dove viene fatto, volentieri, sì. In qualche locale d'eccellenza possiamo trovare dei cappuccini decorati secondo la tecnica della latte art. È una tecnica particolare che grazie al semplice movimento del bricco, oppure con l'utilizzo di alcuni attrezzi, permette di creare sulla superficie del cappuccino disegni o forme molto accattivanti, molto carini. La particolarità di cappuccini decorati secondo la tecnica del latte art è che il latte deve essere lavorato in maniera perfetta. Di conseguenza, se un cappuccino è bello, dovrà essere anche buono. Essere artisti del gusto, secondo me, è un equilibrio, è un insieme di conoscenza, di cultura, di passione sicuramente. Si deve andare a cercare quanto più possibile il massimo nella qualità, perché noi, il nostro prodotto non è altro che l'espressione di noi stessi. La famiglia Fabri forse è una famiglia come tante forse di qualche anno fa, una famiglia divertente, una famiglia dove, se devo dire la verità, l'affetto non ti manca mai, dove ti senti supportata, dove comunque c'è un certo tipo di educazione e di legame alle spalle. Papà oggi era proprio contento. Saranno pure passati 30 anni, ma nei suoi occhi vedo sempre il suo entusiasmo contagioso. Oggi è stata davvero una giornata speciale. I 30 anni di storia della pasticceria Fabri sono la dimostrazione di come l'amore per la propria famiglia può generare gusti e sapori di altri tempi e come la ricerca della perfezione accompagna la sapienza del passato e il futuro delle nuove generazioni. Ho scelto di fare l'università, ho cercato ovunque la mia strada, ma non mi ero mai accorta che è sempre stata davanti ai miei occhi, davanti a questa macchina espresso, tra queste vetrine, tra i dolci che mio papà creava. Il caffè è molto più di un semplice piacere. Il nostro viaggio di bar in bar, di città in città, proseguirà con una nuova tappa per svelarvi ogni segreto di questo rito unico.